Ufficialmente il giornalista e scrittore Mauro Valentini, buonasera. Oh, buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui per parlarci di questo tuo nuovo libro. E abbiamo anche la sociologa dell'Università di Napoli, Partenope, Valentina Grassi. Buonasera a tutti, è un onore, grazie di avermi invitato ed è un piacere essere con voi e con l'amico Mauro. E allora, torniamo indietro nel tempo, a circa 20 anni fa, 9 maggio 1997, Marta Russo, studentessa della Sapienza, mentre passeggia a fianco di una sua amica, viene colpita da un proiettile. E si susseguono tutta una serie di testimonianze, situazioni, e la giustizia, Mauro, arriva a un certo punto a esprimere un parere definitivo. Sì, il processo, 5 gradi di giudizio, portano a condannare Giovanni Scattone a 6 anni come esecutore materiale di un omicidio colposo con dolo, e Salvatore Ferraro viene condannato a 4 anni per averlo favorito. Questa è la chiusura, diciamo, di un processo enorme, grande. Quanto è durato il processo? Il processo dura circa 4 anni, ma tutto l'iter. Ma quello che succede nelle televisioni e su tutti i giornali è destinato ancora adesso ad avere un eco. Quindi in realtà questo processo non finisce mai. Esatto. Infatti tu titoli il libro, tra l'altro edito da Sovera, e lo titoli proprio così: Marta Russo, il mistero della Sapienza. Quindi trovi ancora che ci siano dei punti attraverso i quali si possa così trovare dei dubbi leciti, evidentemente, per chi ha studiato la vicenda, per come si è svolta e per come è andata. Tu addirittura, se non sbaglio, ne trovi 18 di punti che potrebbero, come dire, un po' sollevare appunto dei dubbi in questo senso. Sì, sono 18 punti che non collimano con una ricostruzione ufficiale. La prefazione del mio libro è di Sandro Provvisionato, insomma un giornalista che non ha bisogno di presentazioni, e lui stesso chiude la prefazione dicendo che per Marta Russo non è stata fatta giustizia. Quindi chiaramente tu sei partito proprio da questo, immagino, anche, no? Per sviluppare. Poi tu sei un giornalista che si occupa, correggimi se sbaglio, di queste tematiche. Beh, insomma, quindi... sì, io mi occupo di cold case, anche se poi nasco e si può dire, sembra quasi in antitesi, ma poi dopo ne parleremo, non lo è. Nasco come critico cinematografico, ma la vita vera a volte è molto più cinematografica di quella cinematografica. Valentina Grassi, tu hai presentato durante queste settimane il libro di Mauro Valentini. Insomma, dici un po' qual è il tuo pensiero su questo libro intanto. Guarda Roberto, la storia è più antica, nel senso che io Mauro l'ho conosciuto in un contesto accademico, professionale, legato a eventi sulla violenza di genere, quindi contro la violenza nei confronti delle donne. E da lì sono rimasta molto colpita dalla sua capacità di entrare in relazione empatica, diremmo. Non vorrei usare termini accademici, cacciatemi se divento noiosa, perché diciamo questa di solito lo dice stessa. Lui, ecco, lui se di mi me volete lo cacciare dice, io vado quindi... ecco, quindi la sua capacità in particolare di intervistare, anche non necessariamente in presenza, è proprio di entrare in relazione con le personalità dei soggetti coinvolti. Da lì Mauro ha iniziato anche la sua carriera brillante di scrittore. Il primo fu sempre con Sovera, su Antonella Di Vero, di un caso sempre accaduto a Roma. Come no? Perché Roma è anche un'altra costante: donne, le donne e Roma. Queste sono state le due costanti, diciamo, delle passioni anche della professione di Mauro. E quindi Antonella Di Vero, Cianuro a San Lorenzo, il caso della minestrina, eccetera. E io li ho sempre presentati questi libri, e in particolare alla Fiera della Media e Piccola Editoria, dove io vado molto volentieri, diciamo, bene, ormai da 3 anni. E se, posso dire, io faccio l'esordio sempre con Valentina Grassi, ormai è una costante. Ecco, beh, visto che immagino avrà portato bene, no, chiaramente è un successo. vendono. E quindi arriviamo a Marta Russo. L'abbiamo presentato anche quest'anno a dicembre, quando c'è stata la fiera. Ha avuto, ripeto, un grandissimo successo anche per la ego mediatica, certo, che questo caso ha avuto fortissimo.
Quindi quello che volevo dire è questo: di Mauro posso sottolineare la sua grande capacità di renderci la profondità dei personaggi, e quindi lui non so se rende giustizia da un punto, o questo chiaramente neanche lo potrebbe farlo, però sicuro la giustizia che rende è una giustizia di tipo di rispetto, diciamo, empatico della soggettività delle persone coinvolte. Sicuramente lo fa anche con Marta, che ci è rimasta nel cuore per questo motivo. Assolutamente. Torniamo subito, ascoltiamoci il prossimo pezzo e poi parliamo dei vari punti che ci regalano questi dubbi. Goffie, Radio Chaos Italy.com, avanti tutta. Siamo qui con Mauro Valentini e Valentina Grassi. Tra poco arriverà anche lo storico, il nostro storico Daniel Pommier, che già vedo lì pronto. E stavamo parlando del libro, appunto, Mauro, Marta Russo, Il mistero della sapienza, e con Valentina soprattutto di come è scritto questo libro. Mi diceva fuori onda proprio quanto è particolare e curata la descrizione dei personaggi. Sì, infatti, che ruota intorno alla vicenda. Dicevo. Sì, sì, da a partire appunto l'Alletto, l'Iparota, questi archetipi, no, della vita universitaria, quindi la segretaria, esatto, biblioteca, poi vabbè, ovviamente Marta, tutte le persone intorno a lei, ma e poi i due diciamo coinvolti, come dire, gli accusati, e quindi Scattone e Ferraro, e poi mi parlava di questo di Mauro, che appunto di Mauro che ci racconta, diciamo, un po' in retroscena. Quindi sicuramente la descrizione dei personaggi, il primo punto. Il secondo punto molto interessante è tutta la storia che ruota intorno a da dove è partito il proiettile, la pistola, i dubbi, le indagini, le prove dello stab, le finestre, tutta la questione delle finestre, perché poi Mauro vi può sicuramente meglio di me raccontare, come no, su tutte le prove che hanno fatto della direzione del proiettile. Il terzo punto, certamente, almeno dal punto di vista emozionale, ci ha fatto anche commuovere alla fiera un po', diciamo, le parole, questo lascito che Marta ha dato, la famiglia di Marta ha voluto dare a tutti noi per un gesto che viene fatto, che è la questione degli organi, no? Che insomma, come no, dire, ci fu la donazione, sì, ci fu la donazione degli organi. Poi c'è tutto un, insomma, un vissuto anche forte, a carico fortemente emozionale di questa poi. Infatti molte delle recensioni che ho letto a proposito appunto del tuo libro, Mauro, parlano proprio della sensibilità che hai usato nei confronti della vicenda umana, poi anche della ragazza, di tutti quelli, i parenti, gli amici che gli stavano attorno, la sensibilità proprio che hai usato nel trattare un argomento chiaramente così così forte, così particolare, no? Beh, Marta è, se si può dire, una eroina senza volerlo essere. Lei scriveva in un diario, e l'abbiamo trovato solo perché la famiglia lo ha pubblicato, scriveva appunto che lei voleva vivere il presente perché non sapeva quale poteva essere il suo futuro, e questa è una cosa che mi ha colpito molto. Certamente il lascito di Marta Russo è fortissimo, perché si è parlato addirittura di effetto Marta Russo, questo chiaramente per merito della sua famiglia, perché lei aveva visto in televisione 3 anni prima l'omicidio del piccolo Nicholas Green, quel bambino fu colpito sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. I genitori americani donarono gli organi, e lei disse così, me la immagino a cena a tavola con la mamma e il papà, TG, e lei disse: io, insomma, se dovesse capitare qualcosa a me, piacerebbe anche a me fare questo gesto. E quindi i genitori se ne ricordano, non solo se ne ricordano, ma lo sublimano così tanto da creare un'associazione che ancora adesso, dopo 20 anni, gira per sensibilizzare. Si è parlato di effetto Marta Russo, cioè di un 20-25% di iscrizioni alle associazioni specifiche subito dopo il suo gesto. Quindi, il suo gesto, certo. Quindi, insomma, non certo, è vissuta certo. Invano. Certo, come no. Noi adesso ascoltiamo un altro pezzo, loro sono i Beatles, li conosciamo tutti, e torniamo adesso poi a parlare direttamente dei punti chiave che tu hai sviluppato appunto nel tuo volume, Mauro. Beatles. Queste sono le canzoni corte che ama Camillo, vero? Sì. Assolutamente. Infatti, no, in genere metto canzoni un po' più lunghe, però ogni tanto ci sono dei capolavori che, anche se durano 2 minuti, è bene sempre ascoltare. Ma poi queste duravano tutte 2 minuti e mezzo. Infatti, perché erano molto radiofoniche, poi sì, era l'epoca in cui si scrivevano pezzi un po'
più corti, diciamo, la sapevano corta i Beatles, però la sapevano lunga, corta, ma insomma la sapevano bene. La colpa del vinile questa. Sì. Mentre noi parliamo il nostro Raffaele sta anche facendo dei video che penso stiate già vedendo sulla pagina. Questo stavo scrivendo un messaggio a mia moglie che faccio un po' più tardi. Tesoro, mettimi da parte la cucumella di spaghetti. Ma avvertiteci che ci riprendono, non sono preparata. Hai chiamato la liberatoria, tesoro. Ci riprende sia la struttura proprio della radio, perché siamo anche su YouTube, sul canale ufficiale in diretta, e sia chiaramente i potenti mezzi miei e di Raffaele soprattutto, anche i potenti mezzi di Radio Chaos, che ricordiamolo ha uno studio che è in vetrina, cioè solo voi voleste potreste venire qui, sedervi in strada e assistere alla puntata. Adesso perché chiaramente siamo in inverno, quindi fa più freddo, però durante le puntate primaverili estivi solitamente qui ancora giorno, quindi si ritrovano i ragazzi, insomma è un punto anche di riferimento ormai per tutta il quartiere, ma nonché per il Campo Rom qui vicino. Sì, anche no, speriamo di no. Ma torniamo a parlare del libro di Mauro con Valentina Grassi. E mi dicevi, Valentina, durante il pezzo che appunto. Sì, se vogliamo iniziare da uno dei punti chiave che lui in qualche modo mette in evidenza, insomma, sicuramente la questione dello sparo, da dove viene, le finestre, cioè che c'è stato tutto un, diciamo, un dibattito sulla questione, no? Le indagini, cosa è successo a livello di indagini in quei mesi in cui sono state svolte, Mauro? Beh, non era solo la finestra dell'aula 6 quella possibile, diciamo la possibile finestra da dove si era potuto sparare. Loro la localizzano per una particella di bario antimonio che poi però, diciamo, durante il dibattimento processuale si scoprirà che non era una particella che ci parlava di uno sparo, mentre invece a livello balistico se ne contano almeno 14 di possibili, ma il problema è che potenzialmente sono tutte 55 le finestre che sono. Ricordiamo il punto, Mauro, sì, perché per chi non conosce la Sapienza, diciamo, potrebbe essere interessante, no? Davanti al rettorato c'è una specie di tunnel, che è un palazzo che sovrasta e che mette in comunicazione uno con l'altro, si passa sotto e c'è un vialetto. Questo vialetto porterebbe allo spiazzale dove c'è la Minerva, ed è un punto che le ragazze, cioè Marta Russo e Yolanda Ricci, la sua amica, decidono di attraversare per puro caso, perché potevano andare benissimo a destra, da tutta questa parte. Storia non sarebbe, anche perché correggimi se sbaglio, Mauro, è un punto che è poco battuto in realtà, è dagli poco studenti battuto. Perché o si esce, sì, diciamo, dalla facoltà di scienze politiche, si va a sinistra, ma difficilmente si vede un passeggio, è una così, scorciatoia, no? Loro ci passano perché adesso no, ma prima c'erano le cabine della Telecom, ecco. E quindi Yolanda stava facendo una telefonata da lì, quindi è probabile, perché Yolanda non lo ricorda e non può ricordare, perché sono quei gesti che si fanno quando sei meccanici, sì, insomma, sei dentro l'università da due anni, fai dei movimenti che sono quelli, diciamo, normali che ti vengono. Probabilmente, questa è una mia supposizione, loro decidono di andare lì perché Yolanda era al telefono, quindi chiude la telefonata, arriva Marta e decidono di passare lì. E in quell'atrio lì, insomma, questo piccolo corridoio, ci sono 55 finestre da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, e anche sopra il tunnel. Sopra il tunnel, esatto. Le perizie faranno una sorta di colpo hollywoodiano, metteranno dei caschetti con dei laser, faranno delle prove di sparo simulato, fanno di tutto per cercare di capire se è compatibile la finestra. A una prima analisi dell'unità di analisi dei crimini violenti si dice che la finestra dell'aula 6 è compatibile solo se si spara da un'altezza di un metro e mezzo, quindi dobbiamo ipotizzare che chi spara o sale su uno sgabello, capito, certo, oppure si, certo, mette con le braccia così in alto per poter sparare, una soluzione impossibile. Però c'è quella particella e c'è un telefono dentro l'aula 6, e quel telefono attira il pubblico ministero, la Speranza e il procuratore aggiunto. Un telefono fisso, no? Un telefono fisso, perché chiedono i tabulati di quel telefono, e da quel telefono si scopre che un minuto dopo lo sparo sono partite due telefonate, una a casa di Maria Chiara Lipari e una in ufficio del papà di Maria Chiara Lipari, anche lui professore universitario, e quindi chiamano Maria Chiara Lipari e gli chiedono chi c'era in quell'aula. E chi c'era? E chi c'era? Lei non se lo ricorda, ci metterà 17 interrogatori per potersi ricordare due nomi, che sono Gabriella Alletto, la segretaria, va per esclusione, se era una donna sarà Gabriella Alletto, e poi Francesco Liparota, che è l'usciere di filosofia del diritto. In realtà mette in campo gli attori che ha,
che certo. è in mano. Poi si ricorda prima di tutto di un altro assistente, poi però quell'assistente non poteva esserci perché non c'era proprio a Roma, e quindi comincia a dire forse era un assistente perché mi dà del tu, me lo ricordo che mi ha detto ciao, quindi forse è un collega, un dipendente. Quindi questo è il primo filone, no? Che viene... Se vuoi possiamo spiegarla questa storia come il gioco del domino. La prima tessera è Maria Chiara Lipari, che va giù e colpisce Gabriella Alletto, che colpisce Di Parota, che colpisce i due accusati, e quindi il domino praticamente ricostruito dal pubblico ministero parte dal primo tassello, che è Maria Chiara Lipari, che dopo 17 interrogatori comincia a ricordare qualche nome. Noi ci fermiamo qui, torniamo subito dopo il pezzo di Etta James e il blocco pubblicitario, e ripartiamo proprio da questo tassello che ci hai appena descritto. Samuele Bersani, avanti tutta, radiocaositaly.com. 19:38, torniamo a parlare di Marta Russo, del caso Marta Russo, Il mistero della sapienza, un libro scritto dal giornalista, autore, scrittore Mauro Valentini. Mauro, eravamo arrivati a un punto della narrazione dove appunto tu descrivevi un po' questi attori intorno alla vicenda come delle tessere di un domino. Sì, il primo, dicevamo, di un tassello, di una specie di domino, dove il primo tassello è Maria Chiara Lipari. Maria Chiara Lipari, dopo vari interrogatori, coinvolgerà Gabriella Alletto, che è la segretaria di filosofia del diritto, una delle due segretarie, che dopo un mese e cinque giorni, dopo anche lei degli interrogatori forti, molto forti, tanto da portare a processo poi due, il pubblico ministero e il procuratore aggiunto, per un'azione troppo cruenta nei confronti di una che era semplicemente un test, non era neanche un'indagata, però lei, insomma, il 14 giugno esattamente, quindi abbiamo detto un mese e cinque giorni dopo, ricorderà di colpo, improvvisamente, tutta una scena, mettendo in campo Ferraro e Scattone, che non erano mai stati ancora nominati. Quindi praticamente un mesetto dopo dal fatto. Un mese dopo dal fatto, dopo tanti interrogatori, e dopo un interrogatorio soprattutto che è anche oggetto nel mio libro, ma che è stato oggetto di discussione da parte del presidente del Consiglio dell'epoca e del presidente della Camera Violante, che lo stigmatizzò, perché in quella videocassetta, con una videocamera nascosta, l'avevano montati per farti capire quanto era importante quel periodo, questo caso è stato un pool formato da servizi segreti, Digos e forze inquirenti che stavano operando su questo caso. Tutte e tre insieme mettono una videocamera, registrano, fanno una pantomima con una vice ispettore che fa finta di essere la segretaria del pubblico ministero, e con il cognato della signora Alletto, che è un ispettore di polizia, anch'esso coinvolto in una sorta di teatro tutto intorno a Gabriella Alletto, per cercare di farla ricordare qualcosa dell'aula 6. Lei in quella sede spergiura, dice, si dispera, piange e dice che lei non c'era, che giura sui figli, lo giura anche al cognato. Quando escono tutti, rimangono da soli, fanno questo gioco perché la lasciano sola col cognato, perché sperano che davanti al cognato gli dica a una persona conosciuta, rispetto poi un poliziotto, e lei gli dice: te giuro, Gino, non c'ero io. E questa è una frase che rimarrà scolpita. Addirittura il presidente della Camera Violante dirà, dopo aver visto questa videocassetta che si vede durante il processo, dirà: non si sale sopra la vita degli altri per cercare la verità. È una critica questa cassetta sposta l'opinione pubblica da colpevolista, che prima eravamo di fronte a dei mostri, maledetti, superuomini, metodo nicciano per creare la morte senza pagarla, diventano tutti innocentisti in Italia, perché poi... E quindi si passa, diciamo, l'occhio di bue si sposta verso i testimoni e non verso gli imputati. Esatto. È un momento straordinariamente particolare dal punto di vista mediatico, ma che poi in effetti apre un solco tra il modo di raccontare che c'era stato prima del 97 e quello che c'è dopo il 97, il modo di raccontare il crimine, perché è una vicenda questa che a un certo punto diventa così mediatica da diventare quasi solo mediatica. Esatto, e che chiaramente influenzerà anche tutte le vicende successive, immagino, no? Dal punto di vista della comunicazione. Beh,
sì, da un punto di vista del racconto, no? Di quello credo che sia, credo che sia, abbia condizionato tutto, anche gli ultimi processi, quelli su cui stiamo dibattendo adesso, sembrano figli del caso di quel caso lì. E alcune condanne poi dopo stralciate, mi riferisco per esempio al caso Meredith Kercher, sembrano proprio diciamo gli accusati aver fatto un percorso simile a quello dei nostri due imputati di cui stiamo parlando oggi, perché a un certo punto tramite i media, l'opinione pubblica e comunque tutto quello che si è costruito intorno sembra quasi volere e come dire imporre una condanna che poi in alcuni casi, vedi il caso Meredith Kercher, è stata poi cancellata dalla Cassazione. E adesso ci ascoltiamo Amy Winehouse e torniamo a parlare del caso Marta Russo e poi presentiamo anche il nostro collega, il nostro amico Daniel Pommier. Ciao Roberto. Va bene, Amy Winehouse. Interessante, raccontato in modo avvincente da Mauro, è il fatto che esistono alcune piste che sono state in qualche modo abbandonate, tra l'altro anche piste che, come dire, erano abbastanza dense di significato, no Mauro? Per esempio, che cosa è stato tralasciato invece poteva essere molto interessante dal punto di vista investigativo? Beh, è stata abbandonata subito la pista che si riferiva ai dipendenti delle polizie, la ditta Pultra, perché facendo una piccola indagine lì si è scoperto che praticamente loro erano, molti di loro erano appassionati di armi e dipendenti della ditta di pulizie che operava proprio in quell'ambito lì, e dentro al loro deposito vengono trovate delle scalfitture di proiettile e dei bossoli. Sembrerebbe la pista principale, certo. Tant'è che la Digos, certo, il giorno dopo fa un'informativa al pubblico ministero e gli dice guardate che lì è la pista giusta. Loro li interrogano e danno, io rileggendo quello che loro hanno dichiarato, a me sembra che si erano in qualche modo messi loro al centro dell'attenzione, raccontando anche tramite delle intercettazioni che vengono fatte di appunto di prove di sparo all'interno dei depositi. Quindi insomma la pista è quella, tant'è che è tutti i fascicoli, tutti i 120 fascicoli che abbiamo raccolto in maniera molto faticosa, con l'avvocato Emanuela Santini che mi assiste in queste ricerche folli dentro agli archivi della Procura, sui fascicoli non c'è scritto il nome di Scattone di Ferraro, ma c'è scritto il nome di uno dei dipendenti della ditta più altri. Quindi loro avevano imboccato subito quella pista, ma poi la lasciano sempre per colpa di quel telefono e di quella particella, perché quella particella più il telefono portano filosofia del diritto e il pubblico ministero rimane lì e lascia quella pista, lascia anche la pista di un bibliotecario con la passione delle armi che tra l'altro patteggerà una pena a circa un anno, però pare che avesse un alibi, come dire. Beh, aveva un alibi come un po' tutti, cioè c'era un collega che asseriva di averlo, che diciamo di vedere, che l'ha visto nel momento in cui c'erano gli spari, l'ha visto lì. Pare che ci fosse anche un camioncino di questa ditta delle pulizie all'angolo proprio del vialetto, o sbaglio? Sì, è probabile che i mezzi girassero, non è chiaro questo. Non è chiaro. Addirittura si fa una delle piste alternative era quella di un professore che insegnava storia delle religioni. Ora, detto così, storia delle religioni adesso probabilmente sarebbe un obiettivo sensibile, no? Però nel 97 non lo era. Non lo era. E però viene esclusa questa, tanto per capire un po' qual è la dinamica con cui si escludevano le piste, viene escluso il fatto che poteva qualcuno aver sparato al professore e poi aver colpito per errore Marta, perché il professore negli ultimi esami aveva dato tutti circa 28, 29, 30. E allora il pubblico ministero dice vabbè, ma che colpo, nessuno, certo, spara uno certo, che promuove tutti. Quindi si arriva a Scattone e Ferraro, 5 gradi di giudizio e poi chiaramente l'oblio, il nulla. E questo anche tu mi dicevi prima fuori onda, ad esempio il discorso dello sparo in sé, no? Cioè con la difficoltà di, come dire, a doversi affacciare da una determinata finestra, da una determinata posizione, cioè ci sono tutti dei particolari incredibili, se vogliamo. Beh, insomma, no? Io nel libro racconto, cerco di fotografare un po' tutti gli ambiti. Esatto. Quello che posso dire è che vengono condannati per uno sparo colposo, cioè per un accidente.
Secondo la ricostruzione dell'accusa, Scattone sta mostrando la pistola a Ferraro oppure decide di provarla. Vediamo un po' come sparano, cosa incredibile visto che né Scattone né Ferraro nessuno li ricorda dai tempi dei tempi con in mano una pistola, un'arma, arma qualsiasi. Ma insomma quel giorno impazziscono e giocano con un'arma. Il problema è che per giocare con un'arma gioca in maniera un po' strana Scattone, perché si affaccia di un metro oltre per superare un condizionatore e spara parallelo all'edificio. Delle due l'una, io mi faccio da giornalista questa semplice, questa semplice domanda: ha sparato perché voleva sparare proprio a qualcuno oppure non ha sparato perché non può aver sparato per errore? Se sparava per errore colpiva forse la finestra di fronte. Assolutamente. E si arriva a quello che colpisce un po' la comunità accademica della Sapienza, e Daniel Pommier, oggi professore, all'epoca studente rappresentante in consiglio di facoltà della facoltà eri, di lettere. Eri lì in quel giorno? Ero lì, ero alla Sapienza e ci sono stato per tutti quei giorni, e mi ricordo per esempio che guidai tra virgolette la delegazione di studenti che andò a trovare Marta in ospedale, perché Marta non muore subito, mi sembra che muoia tre o quattro giorni dopo e appunto il giorno della sua morte o forse il giorno prima con un gruppo di studenti universitari, di rappresentanti nei vari consigli di facoltà, andammo a cercare di andare a trovare Marta, di portare la nostra solidarietà. Qual era il clima, Daniel? Qual era il clima che si respirava in quei giorni? Fu un evento sconvolgente per noi. Fu un evento sconvolgente perché irrompeva nella nostra quotidianità, tutto sommato banale, tutto sommato ordinaria, un evento così tragico, così violento, così inspiegabile. Quindi c'era paura, sì. Assolutamente sì. C'era una grande paura. Tra voi studenti, no? C'era anche però un grande senso di comunità, di solidarietà. Era un'epoca completamente diversa, Roberto. Io sono arrivato in Sapienza nel 2000, quindi era molti anni dopo. Diversa. Quanto durò? Questa è la domanda, la curiosità che ho io. Quanto durò questa sensazione di almeno per un anno, almeno per un anno. Poi devi tenere conto che la Sapienza allora aveva molti più studenti di adesso, aveva 180.000 studenti, oggi sono 130.000, certo, aveva meno facoltà, meno dipartimenti, e c'erano alcune facoltà come giurisprudenza, quella di Marta, che letteralmente esplodevano. In più non c'era tutta la tecnologia che c'è oggi, non c'erano le app, non c'erano le prenotazioni elettroniche degli esami. Infatti mi ricordo che uno dei due era iscritto alla nostra facoltà a lettere, e una parte del suo alibi è che si era venuto a iscrivere al ricevimento di un professore del dipartimento di storia del mio dipartimento sui foglietti a mano, cioè i professori appendevano dei fogli fuori dalle loro porte e gli studenti, per prenotarsi agli esami o per essere ricevuti, scrivevano il loro nome. Una cosa che oggi ci sembrerebbe impensabile, Roberto, rispetto diciamo a quello che è la tecnologia. Quindi in realtà si soffriva un po' alla Sapienza, si soffriva questo sovraffollamento, questa burocrazia enorme che c'era, in parte c'è ancora oggi, anche se migliorata, e quell'evento aggiunse un elemento di tragedia. Mauro Valentini, Marta Russo, il mistero della Sapienza, edito da Sovera Edizioni. Lo potete, penso, trovare in ogni, tutte le librerie, in ogni anche nelle librerie online, ora senza far pubblicità, ma insomma in tutte quelle che vendono. Basta digitare su Google e troverete già il link di riferimento. Ringrazio anche Valentina Grassi, sociologa, che ci ha parlato. Grazie a voi. Anche se rimanete, qui, quindi insomma è un ringraziamento, ma per l'intervista, per averci portato qui questo straordinario amico, adesso possiamo dire, giornalista, autore, Mauro Valentini, e soprattutto per averci fatto conoscere un po' meglio quello che è stata la vicenda, insomma, legata a questo fatto di cronaca molto molto importante del nostro paese. Grazie a voi. Grazie. Adesso dedichiamo a Marta Russo, direi, il nostro piccolo gesto, uno dei pezzi di John Lennon, secondo me più belli, Woman, è tutto per lei. Grazie George Lennon. Woman, I can hardly express